Giornata Mondiale della Lingua Madre. Le lingue costituiscono una parte essenziale della nostra vita quotidiana. Oltre ad essere il nostro più efficace strumento di comunicazione, garantiscono l'integrazione sociale di un popolo e ci aiutano a preservare la nostra identità e le nostre tradizioni. Una delle lingue in via di estinzione del mondo scompare ogni circa 10-14 giorni. Il 21 febbraio 1952 alcuni studenti bengalesi dell'Università di Dhaka manifestarono per la difesa e il riconoscimento della propria lingua come ufficiale. Il Pakistan, che al tempo comprendeva anche il Bangladesh, la stava invece sostituendo con l'Urdu. Per porre dunque fine alle proteste, le forze armate uccisero ben 22 studenti. In loro onore, in Bangladesh il 21 febbraio è diventato festa nazionale e dal 1999 la Conferenza Generale dell'UNESCO ha stabilito che fosse dedicata in tutto il mondo alla tutela della diversità linguistica. In Italia esistono molte minoranze etnico-linguistiche, la più numerosa è quella di lingua tedesca nell'Alto Adige. In Friuli Venezia Giulia vive una minoranza di lingua slovena e fra Trentino e Friuli un numeroso gruppo di persone parla ladino. Altre minoranze linguistiche sono l'albanese e il greco in diverse regioni dell'Italia meridionale, il croato in Molise, il catalano in Sardegna e il provenzale in Calabria. Ancora altre sono il carinziano, il carnico, il cimbro e il tabarchino. Alcuni esempi nel mondo sono i curdi di origine asiatica, che sopravvivono in 4 stati, in Turchia, Iran, Iraq e Siria. E infine i tutsi e gli hutu, popolazioni africane presenti in Burundi e Ruanda. I social e le app di messaggistica sono ottimi mezzi per entrare in contatto con delle lingue, per apprenderle, approfondirle o banalmente utilizzarle. Risulta così molto più semplice imparare nuove parole ed espressioni anche grazie ai traduttori e ai dizionari online. Alcuni programmi sono finalizzati in modo specifico all'apprendimento di un nuovo idioma attraverso corsi ed esercizi giornalieri. Alcuni offrono persino delle lezioni con persone in madrelingua, permettendo così di sviluppare anche la fluidità orale. Alternative prevalentemente individuali sono guardare video, film e serie TV in lingua originale tramite determinati programmi, ma anche usufruire della musica per migliorare l'ascolto.